Benvenuti nel 2022, un anno che si prospetta veramente ricco per tutti i videogiocatori di Nintendo Switch. Ci sono già adesso tanti videogiochi annunciati e con una data d'uscita ufficiale, altri invece che verranno confermati nel corso dei prossimi mesi, che andranno a deliziare tutti i videogiocatori di qualsiasi genere preferito. Il 2022 infatti vedrà finalmente l'uscita di tantissimi videogiochi che probabilmente erano previsti per il 2021, ma a causa della pandemia molti di essi sono stati appunto, riprogrammati per quest'anno. Altri invece potrebbero addirittura essere slittati al 2023, spero non Zelda. E dunque in questo video vedremo rapidamente la carrellata dei grandi titoli in esclusiva per Nintendo Switch, sia di Nintendo che di terze parti, che usciranno nel corso dei prossimi mesi. Ma attenzione perché a fine video parleremo anche dei titoli che sono vociferati, ovvero quelli tanto tanto discussi da essere quasi ufficiali e previsti appunto nel corso di quest'anno. Iniziamo con la carrellata e noi ci vediamo a fine video. Si parte! L'anno per i fan Pokémon inizia col botto con Leggende Pokémon Arceus in uscita il 28 gennaio, il titolo che si prospetta come un nuovo inizio per la serie Pokémon, dato che introdurrà diverse funzionalità che i fan hanno richiesto per molti anni a gran voce a Game Freak e che finalmente si realizzeranno. Riuscirà a soddisfare le aspettative? Il 4 marzo 2022 è il momento del, se possiamo definirlo così, fratello di Octopath Traveler, ovvero Triangle Strategy, creato dallo stesso team di sviluppo in Square Enix, che stavolta però ha creato un videogioco del genere strategia e a turni, che potrebbe anche interessare ai fan Pokémon. Nella primavera del 2022 verrà rilasciato Kirby e la Terra Perduta, primo titolo in una vera veste 3D con una telecamera a 360 gradi mai vista prima nella saga di Kirby, che ovviamente continuerà a mantenere i suoi poteri di risucchiare e assimilare tutte le varie abilità. Advance Wars 1 Plus 2 Reboot Camp arriverà anche lui nella primavera del 2022. Il titolo era inizialmente previsto in uscita nel dicembre del 2021, ma è stato appunto rinviato per permettere al team di sviluppo di lavorarci meglio. E si tratta dei remake del primo e del secondo Advance Wars, titoli usciti in passato per Game Boy Advance. Il 2022 sarà un anno di grandi seguiti, iniziando da Mario + Rabbids Sparks of Hope, il sequel di Kingdom Battle uscito per Nintendo Switch nel lontano 2017. Dopo l'enorme successo, il team di Ubisoft Milano torna sulla saga di Mario + Rabbids, evolvendo ciò che già di buono aveva fatto il primo capitolo. Si continuerà poi in estate con Splatoon 3, sequel del gioco multiplayer competitivo di Nintendo Splatoon 2, uscito anche lui per Nintendo Switch nel 2017. Dopo aver atteso per anni e anni un primo video gameplay, finalmente Bayonetta 3 è stato annunciato ufficialmente e uscirà, si spera, nel corso del 2022, così come annunciato nell'ultimo Nintendo Direct. Infine, ma assolutamente non meno importante, il famoso sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild. Il seguito di uno dei videogiochi considerati come capolavoro degli ultimi anni, uscito anche lui nel 2017, e che ci permetterà di affrontare una nuova avventura con Link che avrà nuove abilità e nuovi luoghi da esplorare. Questi erano i videogiochi annunciati in uscita nel 2022 ufficialmente da Nintendo, ma come vi ho detto all'inizio video, ci sono diversi titoli rumoreggiati che dovrebbero veder luce comunque durante questi mesi. Il primo è il tanto discusso remake di Metroid Prime, il primo Metroid Prime uscito su Nintendo GameCube che dovrebbe essere un vero e proprio remake piuttosto che una remastered come Nintendo purtroppo ci ha abituato negli ultimi anni per altri videogiochi. Il secondo titolo è il nuovo remake di Fire Emblem Echoes, ovvero la saga remake appunto di Fire Emblem, che, stando alle voci, dovrebbe essere il rifacimento del quarto Fire Emblem, Genealogy of the Holy War. Ovviamente potrebbe essere anche un altro remake o un nuovo capitolo, ma comunque un nuovo gioco di Fire Emblem dovrebbe essere in arrivo. Oltre anche ad un nuovo gioco di Donkey Kong, su cui però non sappiamo molto, ci dovrebbe essere in uscita nel 2022 anche Xenoblade Chronicles 3. Insomma, il parco titoli di Nintendo Switch, senza questi rumor e anche senza Zelda, in generale è ampio e molto molto valido. E se si concretizzeranno tutte queste uscite, ragazzi miei, ci ritroveremo davanti ad un anno a dir poco spettacolare. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, qui da video per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.